Dopo l'incontro con gli universitari e l'inaugurazione del murale più grande del mondo, Papa Francesco ha iniziato la terza giornata a Lisbona confessando un gruppo di giovani. Non siete qui per caso, ha detto ai ragazzi il pontefice, che ha sottolineato che la Chiesa deve aprire le porte a tutti. Gesù invita a entrare, non tiene a distanza ma accoglie. Una frase in linea con quanto detto alla vigilia della partenza per il Portogallo. Le transessuali sono figlie di Dio, ricordando l'incontro con un gruppo in Vaticano durante il quale aveva dato loro la mano e un bacio, come se avessi fatto, aggiunto, qualcosa di eccezionale per loro. Thank you.